L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. È la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Amici telespettatori, e la buona serata a tutti voi. Le notizie del sabato sera, che con il presidente Pirruccio cerchiamo di analizzarle, però con sfaccettature diverse. Ovvero, che cosa sta accadendo nel nostro paese? Sappiamo i mali, però non siamo nelle condizioni di individuare delle strategie per crescere. I telegiornali ogni sera, ad ogni piesso spinto, dicono delle cose, tutti parlano di lavoro, di un lavoro che non c'è, le grandi aziende del nord che costituivano il punto di riferimento o di impiego di quella manodopera che veniva dalla parte del mezzogiorno o del profondo sud, anche lì la crisi si avverte e non poco. Il Veneto, il ricco Veneto, che è riuscito a ricostruire il futuro sulle proprie macerie, basti pensare che a inizio Novecento aveva un flusso di immigrazione pari, se non superiore a quello della nostra regione o delle regioni meridionali, dobbiamo interrogarci che cosa avverrà domani, come leggere il presente per poter prevenire il futuro. In politica di queste cose se ne parla poco o si proferiscono parole senza rivedere i nostri stili di vita. Cosa potrà avvenire domani per questi nostri giovani? Dicevamo col Vito in tempi non sospetti che i nostri anziani si sono spinti nella lontanissima Australia, nelle lontane Americhe, e con i loro risparmi mandati alla famiglia si è cercato di ricostruire la casa, comprare un fondo, mandare i propri figli a scuola. Ecco, i nostri paesi si popolavano, esportavano cultura, i ragazzi andavano all'università, sul sacrificio la famiglia costruiva il futuro dei figli, ma nello stesso tempo dava alla stessa famiglia una opportunità di elevarsi socialmente sulla base della realtà
assunta all'interno della famiglia. I figli costituivano di conseguenza quel valore aggiunto che altri in tempi passati non hanno mai capito. Quando la stessa laurea, pur divenendo una arte liberale, era considerata di secondo grado rispetto a quella che era la realtà terriera e quelli che erano gli introiti che pervenivano dalla terra, cioè il sistema delle famiglie che disponevano di beni immateriali e materiali. Ebbene, di queste cose, mentre i sociologi cercano di leggere quello che è stato il nostro passato, noi non facciamo niente per capire quale prospettiva potremmo proporre ai nostri figli. Ecco perché dicevamo, dopo questo momento di grande crisi, dopo questa ondata, questi due anni di Covid, dove la scuola con una didattica a distanza, tutti con mascherine, i nostri paesi che sembravano colpiti da un mezzogiorno di fuoco, oggi iniziano, stentano per riprendere quel cammino, però ugualmente si avverte una crisi economica senza pari. E allora i giornali si interrogano quali scenari possono essere propongono e quali sono i principi per ricostruire i nostri paesi, o se nella sfera più grande il nostro bel paese. E quindi un sistema di ricerca, una scuola che possa essere una scuola di qualità, non una scuola che oggi poggia sul nulla dopo due anni di un sistema che si è quasi quasi indebolito rispetto al passato. La nostra scuola conta poco, propone delle sfaccettature molte volte dissimili, la realtà ricca che propone elementi maggiori di crescita rapportato a quella che è la didattica a distanza delle nostre parti, dovuto principalmente a principi atavici che potessero essere concepiti, ed è quello che è il sottosviluppo delle nostre zone. Da noi i trasporti sono quelli che sono, le realtà formative e ricreative mancano, il problema dell'associazionismo stenta, se non in poche isole felici, a essere presente. Tutte queste posizioni, proposte e quindi per noi interrogativi vorrebbero e dovrebbero trovare una giusta visione. Ebbene, di tutto si parla, ma di progress ne vediamo poche. Nella grande politica vediamo soltanto spazi di luce limitati, un sistema di accapigliamento ad ogni piè sospinto. La gente si interroga. Da questo marasma, difficilmente percepibile in alcune realtà, gli spiriti ben pensanti dicono: troviamo difficoltà per uscirne fuori. E allora la domanda che noi ci poniamo, che ci poniamo con il preside Pierruccio, è: come uscire da questo dopo Covid, come ricostruire la nostra entità come paese, Vito? Forse l'ho fatto un po' lunga, ma credo che in ogni singola realtà, in ogni famiglia, come voi nella scuola, vi ponete il problema per esempio della ricerca, il problema di una scuola di qualità, che deve poi tener conto di quelle che sono le richieste che provengono dal mondo esterno. Ecco, la domanda è: te che vivi una realtà viva, questi interrogativi vengono ad essere posti dal legislatore? Allora, più che io non sono in grado di dare io assolutamente soluzioni, sono in grado però attraverso la lettura che facciamo cogliere alcuni aspetti. E infatti quello che stasera sottoponiamo e che ho sottoposto a te, alla tua attenzione, è un articolo di Massimo Recalcati, è uno studioso del mondo della scuola, del mondo dei giovani,
giovanile, una persona molto attenta, che annualmente tiene un festival ad Ancona. Questo è una kermesse proprio per ritrovare la strada del futuro. Si chiama Qum, è una versione biblica, la famosa alzati Lazzaro, no? È un'espressione biblica che sta appunto come riprese, come rialzarsi. E allora io, più che darti la mia che non ho, mi avvalgo di quello che scrive Massimo Ricalcati in questo articolo, che dice: dopo aver fatto un'analisi e dopo essersi confrontato con vari studiosi di questo mondo giovanile, poi sarebbe interessante vedere una ricerca che è stata fatta in Italia dall'anno scorso ad oggi, si chiama la ricerca sulla generazione alfa, vale a dire sono i ragazzi che l'anno scorso, quindi avevano intorno ai 10 anni, frequentavano terza, quarta e quinta elementare, per vedere qual è stata la loro reazione dinanzi alla pandemia, e ce lo propongono a noi scuola, mentre Massimo Ricalcati ne fa un aspetto più ampio e dice che da tutte queste osservazioni cosa se ne ricava. Innanzitutto i ragazzi, stiamo a questa fascia di età, è stato fatto questo studio, dai 10 anni, hanno attraverso i loro disegni, sono stati 5.000 ragazzi esaminati attraverso la loro espressione anche scritte, quello come loro intravedono il futuro, e naturalmente è quello che un po' percepiamo noi adulti, questo smarrimento generale, c'è uno smarrimento dovuto alla pandemia e questa ricerca affannosa di guardare una prospettiva di futuro. Una cosa è certa, i ragazzi rispetto agli stessi adulti hanno una visione precisa per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente. Probabilmente tutto questo nasce dai movimenti Greta Thunberg e i suoi giovani. Ecco, ma di tutto questo movimento del venerdì dedicato al futuro e all'ambiente, no? Che si svolge in tutti i paesi a livello mondiale. Quindi questa grande sensibilità che i giovani hanno lanciato ed è stata recepita anche da uomini di Stato, no? Recentemente anche il presidente Draghi ha ricevuto questi giovani, ha influenzato anche i ragazzi. Quindi i ragazzi hanno una visione del futuro centrata essenzialmente sulla tutela dell'ambiente, su questo non ci sono dubbi. E allora da qui Massimo Ricalcati insieme agli altri ne ricava un bell'articolo che io vorrei che venisse analizzato. Dopo il Covid è il momento di ricostruire, il titolo, il sottotitolo: dalla sanità pubblica alla scuola, dalla cultura alla ricerca, c'è l'opportunità di aprire nuovi cantieri riparando agli errori, stiamo attenti, riparando agli errori, quindi è un monito rispetto a quello che abbiamo, meglio, non abbiamo costruito finora. E Massimo Ricalcati ne ricava tre punti sostanzialmente di riflessione. Perché abbiamo smarrito l'importanza di una sanità pubblica a misura d'uomo, questo significa contro ogni tipo di sperpero, la sanità deve essere vista in funzione dell'ammalato, non in vista d'altro. Abbiamo praticamente cancellato l'importanza della scuola nella costruzione di una cittadinanza critica e democratica, e oggi i risultati li vediamo per quello che dicevi tu prima. 3. Abbiamo alimentato il culto del profitto e del denaro, smarrendo invece l'etica del lavoro, quello che parlavi tu dei nostri padri, dei nostri nonni, no? Cioè loro hanno costruito tutto partendo dall'etica del lavoro, oggi invece scopriamo che questa etica è persa, e anche la pandemia non ha messo ancora, anche se siamo ancora nel pieno, non siamo completamente usciti, quindi siamo ancora dentro. Se tu pensi che ieri il 15 di ottobre, dove la ripresa era all'insegna, tutti con il Green Pass per andare a lavorare, sono aumentati del 30% i certificati medici per non andare a lavoro, praticamente è una misura per non osservare e rientrare al lavoro. Questo che cosa ti dice? Che ancora oggi, dove siamo dentro a una pandemia, non ne siamo completamente usciti, anche se intravediamo, grazie al vaccino abbiamo intravisto questa uscita,
ancora oggi quell'etica della responsabilità alla quale richiama l'attenzione Massimo Recalcati è presente tra i ragazzi, è presente tra i giovani, non ancora presente tra gli adulti, nonostante siamo appena fuori a questo tunnel. E allora a questo punto io vorrei porre una domanda che, alla quale ho dato una risposta basandomi sulla mia età e sui miei capelli bianchi. Il problema delle mascherine, il problema delle vaccinazioni, il problema della certificazione di avvenuta dose effettuata. E io mi pongo il problema della libertà e della responsabilità, che noi una volta facemmo pure una puntata quale fattore determinante per la crescita o per la democrazia del nostro paese. Tutti oggi dicono che noi dobbiamo essere liberi. Noi diciamo che possiamo fare e disfare a nostro piacimento, e qui è il libertinaggio nascosto. Se noi sappiamo che viviamo una crisi pandemica di questa portata, che ha colpito tutte le realtà del mondo con milioni e milioni di morti, io non consento che altri possano giocare con non la loro libertà, con il loro libertinaggio su quella che potrebbe essere esponenza o il sistema esponenziale della mia esistenza. In buona sostanza, tu con la tua libertà non puoi mettere a repentaglio la mia vita. E quindi il problema di essere libero deve andare di pari passo con la responsabilità. Dici: io non mi voglio vaccinare. Tu non devi uscire di casa, tu non devi mettere in subbuglio un'intera popolazione, tu non hai il diritto di giocare con la vita altrui. Forse sembra anacronistica queste cose. È il dibattito ormai. Ma questo dibattito che noi stiamo avanti, vedendo che cosa si sta verificando. Va avanti da tempo, però quello che è più alla nostra, diciamo, questi sono i discorsi che si fanno dalla mattina alla sera, che io per questo naturalmente sottoscrivo, no? Non si può essere mettere a repentaglio una piccola minoranza, anche questo bisogna dirlo, oppure prevaricare sulla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica e della popolazione. Questo, no, voglio dire che questo non questo è un sistema di libertà. Questo è un principio molto elementare, però io ti vorrei riportare a una questione più dentro che pone appunto in questo articolo, ma il problema della responsabilità. Ecco. Ora, ieri è chiaro, si è svolto e si svolge tuttora un confronto, no, sulla validità di un provvedimento, ma sta di fatto che un provvedimento di questo genere adottato dal governo che non è mai posto a cuor leggero. L'anno scorso avevamo 1000 morti al giorno, oggi ne abbiamo 40, ne abbiamo di gran lunga di meno, quindi un risultato l'ha raggiunto. Questo mette però a che cosa? Pone due problemi. Uno è quello che si diceva prima: la scienza sta perdendo, ecco, o ha la sua credibilità, e i risultati la portano ad avere la sua credibilità, no? Noi abbiamo migliorato la nostra qualità della vita, noi abbiamo allungato la nostra vita, no? 50 anni fa era 70 anni, in 50 anni noi siamo arrivati. No, c'è quel famoso studio che ha fatto il professore Gabriele, quando dice che all'indomani dell'Unità d'Italia la vita media era intorno a 29 anni, 30 anni, allora, dopo 150 è arrivata a 79. Allora, ma è migliorata la scienza, quindi qui ci riporta uno al valore della ricerca, della scienza, e che è prioritario per migliorare la qualità dell'uomo. Poi il problema, dicevamo prima, dell'etica della responsabilità, cioè recuperare questo spirito che era molto
molto più presente in una società apparentemente più ignorante, sembrava apparentemente più ignorante, mentre adesso vuoi anche per questa comunicazione invasiva e pervasiva sta distruggendo quello che è il nucleo centrale dell'uomo. L'uomo si ricaratterizza rispetto agli altri generi che esistono sulla Terra per la capacità proprio della scienza di migliorare la qualità della vita. Ora, se noi perdiamo di vista questo, come stiamo perdendo? Ma io faccio pure un'altra riflessione. Dice, dobbiamo dare spazio a tutti. Ma se la scienza, ecco, e parliamo quella di scienza, quella è la conquista di democrazia, sì, ma fino a un certo punto. Allora, intanto secondo me gli errori nascono pure di non aver usato un unico linguaggio. Vabbè, ma lasciamo stare questo. A livello ufficiale un unico linguaggio. Ma, allora, e poi consentire a tutti di dire, come dicono, sentiamo sciocchezze, lo dicono gli scienziati, dicono questo apre la bocca per far uscire soltanto dell'aria. Ma al di là di questo, allora ci sono due aspetti basilari della conquista dell'uomo. Questa è la scienza, ed è innegabile quello raggiunti, la mente umana dove è arrivata, e dall'altra la responsabilità che si lega alla funzione della democrazia. Sì. La democrazia senza la responsabilità individuale, quello che ti facevo notare è che ieri dinanzi a una, siamo quasi a due anni di difficoltà che vive non solo il nostro paese, il mondo, ieri di fronte a questa difficoltà come risponde questa quota sia pure minoritaria, peraltro avallata anche da persone che avrebbero anche il compito attraverso la responsabilità individuale a indirizzarli, se aumenta del 30% la certificazione per non andare al lavoro nel settore pubblico, se senza distinzione di aree del paese, da nord a sud, è tutto un sistema generalizzato. Significa che all'irresponsabilità di queste persone si lega anche l'irresponsabilità di chi dovrebbe attuare determinati principi. Quindi l'etica della responsabilità di cui parla Recalcati è un'etica che va applicata essenzialmente a chi ha compiti di difesa e di gestione della, in questo caso della sanità pubblica, ma diciamo del governo del paese, perché qua il governo del paese non è solo da riferire agli uomini politici, ecco, pure questo è un errore. Allora, tutti quanti noi nell'ambito del nostro settore con la responsabilità individuale che portiamo avanti, quindi con l'etica della responsabilità concorriamo al benessere collettivo. Su questo articolo di cui tu parli ci sono poi quei famosi 10 principi che dovrebbero fare una scuola di qualità. Io ti posso dire che in alcune realtà del nostro paese ci sono, specialmente per quel che riguarda le scuole private, criteri che sono di supporto a quei principi. C'è la partecipazione della famiglia alla gestione della vita scolastica, come possono interagire tra la famiglia con la scuola e come la scuola e famiglia diventano poi un elemento di reciproca, non invadenza, una reciproca visione, perché la scuola possa diventare un momento socializzante e diventa successivamente una scuola partecipata sotto tutti i punti di vista. Però vedi, questa è una ricerca. La famosa scuola educante di cui parlavano nei decreti delegati. La voglia, era già presente. Però la cosa. Siamo quando nel 74. Quindi 50 anni fa. 50 anni, però una cosa è codificarla sui libri, una cosa è metterla in pratica. Questa ricerca di generazione alfa, cioè di questi bambini e ragazzi che hanno tra i 10 e i 12 anni, che si chiamano appunto generazione alfa, questa ricerca è stata svolta attraverso 5.000 ragazzi in tutti i tessuti sociali dell'Italia, da nord a sud del paese. Quindi queste sono risposte che emergono dalla visione del futuro di questi ragazzi. Guarda che attenzione c'è, praticamente ne emerge quello che dicevi tu, una
una scuola aperta alla famiglia, non conflittuale con la famiglia. Perché... No, no, ma anche la scuola partecipa. Allora, il problema del preparare la mensa, per esempio. I decreti delegati di cui tu parli hanno, sì, hanno introdotto la presenza. Era, se non erro, il decreto 519 del 74. La scuola che diventa comunità educante, capace di interagire con la più vasta comunità sociale e civica. Però cosa si è venuto fuori? Che teoricamente questo disegno è andato bene, poi nella mancanza di etica della responsabilità individuale è quello che dicevamo, è diventata conflitto interpretato, e invece i ragazzi, vedi, chiedono che innanzitutto i pomeriggi più tempo a scuola, di stare più a scuola, vedi, lo chiedono il tempo a scuola, che... ed è naturalmente dovuto, ma qui da noi è un problema politico, allora, il tempo a scuola diventi luogo di incontro e di formazione, tradotto. Poi chiedono per esempio la serra, un laboratorio ambientale, cioè che la scuola diventi al suo interno un laboratorio ambientale. Quindi questo che cosa significa? Che adesso che si devono ripensare gli ambienti scolastici, non riproporre l'aula così come noi l'abbiamo finora avuta, questo significa costruire il futuro dei ragazzi, non significa alimentare il presente, ma vederlo appunto come ambiente, dove l'ambiente ha una sua centralità, lo dicono i ragazzi. Dice ancora, un orto solidale per finanziare le attività della scuola. E questa è una volontà espressa dai ragazzi. Dotare ogni scuola di una cucina. Ti ricordi? Erano dotate. Le scuole erano dotate di cucina. Cioè, quando si è optato per la mensa scolastica, quando si è venuto fuori il problema igienico. A un certo punto, questo è stato fatto a suo tempo per far entrare praticamente un sistema occupazionale. E invece il sistema della cucina all'interno della scuola, che nei paesi del nord Europa si sta rivalutando, viene richiesto dai nostri ma pure nelle grandi città viene la cucina della scuola. Aree verdi e laboratori all'interno degli edifici, non famose aule. Va bene, le nuove tecnologie, ed è questa è l'avanguardia di oggi. Dotare le scuole di spazi per laboratori di riciclo, dove raccogliere carta e plastica da utilizzare per creare nuovi oggetti di uso scolastico. Questo avviene, vedi, questa ricerca, questa richiesta è più richiesta al sud che al nord. Sì, per un motivo molto semplice, perché i ragazzi giudicano, vale a dire, tu hai visto adesso anche la recente campagna elettorale, tu non hai sentito una parola spendere sulla tutela dell'ambiente, cioè ti dicono tutela dell'ambiente in generale, però nessuno ti dice che cosa. In Calabria, ecco perché i ragazzi osservano, in Calabria tu continuerai a portare la spazzatura all'estero o in Emilia Romagna, o ti doti di un sistema in modo tale da tenere l'ambiente pulito e anche da riciclare o trattare i rifiuti. Come vedi, i ragazzi sono più attenti e osservatori degli alunni. Dici, ci vogliono degli spazi per il riciclo. Questo in parole povere, a livello piccolo dei ragazzi significa i laboratori per il riciclo, a livello adulto significa che devi parlare soltanto di politica ambientale in generale. Ma io sono convinto che se nella scuola si pervenisse ad adottare questi principi oppure questi criteri, noi avremmo un ambiente diverso, perché specialmente nelle fasce di età più basse i problemi vengono ad essere percepiti. I ragazzi a casa poi pongono stili di vita all'intera famiglia. Allora, e dicono ai grandi: non devi buttare la carta, non devi sprecare il cibo. E se si acquisisce sin da piccoli questa mentalità, divenuti adulti diventano poi cittadini effettivamente, che contribuiranno poi alla crescita di questo paese. Ti porto un'esperienza diretta, cioè
Io ho fatto questo tipo di esperienze nella mia scuola. Ho detto io, siccome noi abbiamo ogni anno la premialità per i docenti, no? E che si devono stabilire dei criteri. Dico, prendiamo una quota di questa premialità, il 20% è una quota non molto ampia, però è simbolica per educarci, no? E dedichiamo questo 20%, lo diamo a coloro i quali nella propria classe si distingue nella differenziata in classe, separare i rifiuti in classe. Questo è il quarto anno consecutivo che lo facciamo. Ma questo può essere fatto? Allora, può essere fatto. Ti posso assicurare che a causa del comportamento adulto, 2 anni consecutivi noi non assegniamo il 20%. Perché questo? Ha detto però la gestione di questo tipo di verifica non la demandiamo a noi stessi per non essere autoreferenziali. Facciamo un accordo, un osservatorio esterno. A Siderno c'è l'Osservatorio dei Rifiuti, che è un'associazione molto dinamica nel campo dell'ambientale, osservazione ambientale. Abbiamo fatto un patto senza dare notizia, 3 volte all'anno vengono a verificare se nelle singole classi, entrano nelle singole classi per verificare se la differenziata viene operata. Bene, che cosa è richiesto in quel caso? Che l'insegnante o l'operatore scolastico, il collaboratore scolastico stia attento che il ragazzo effettivamente vada a depositare il rifiuto nel contenitore corretto, no? Era questa. Quindi in primis la responsabilità è dell'adulto. Se l'adulto educa il ragazzo a seguire questo indirizzo nella propria classe, il dato è tratto. Ebbene, per 2 anni consecutivi c'è stata una... per esempio quest'anno sono state 2 le classi, solo 2 le classi che si sono praticamente su 43 si sono allineati ai criteri e ai parametri della differenziata, il resto no. Questo che cosa ti dice? Ti dice che il ragazzo prende per bene, cioè vuole partecipare a questo tipo di attività, cioè la valuta positivamente. Cioè l'impostazione del ragazzo è di osservare la differenziata in classe. Chi non la fa rispettare è l'adulto. E vedi, e questo si rispecchia, io infatti ho fatto questa comparazione, da un'esperienza diretta, vissuta, io ieri leggendo questo articolo sul giornale l'ho poi inviato ai docenti per l'approfondimento. Dico, leggete quello che scrive su Repubblica di mercoledì 13, qual è la visione dei ragazzi in merito alla differenziata e al problema della differenziata, quindi il problema del riciclo, il problema dei rifiuti. Ora, ciò significa una cosa molto semplice: i ragazzi sono più avanti degli adulti. Non ci voleva molto a capirlo, perché basta vedere il movimento che hanno creato a livello mondiale i ragazzi giovani ormai, no? Perché Greta Thunberg è diventata ormai 18enne, ma quello che loro hanno realizzato in 5 anni in termini di attenzione mondiale non siano stati gli adulti in grado a seguirla. E allora di conseguenza bisogna valorizzare il potenziale dei più piccoli, e ponendo a sistema queste norme che dovrebbero essere da tutti osservate. Il discorso è che anche per rendere omogeneo l'intervento bisogna concorrere e concorrere in tanti. Il discorso di fondo. La responsabilità, ecco, l'etica della responsabilità diffusa. Quando dicevano all'inizio che libertà e responsabilità sono fattori determinanti per la democrazia del nostro paese. Sì, sì, ma ripeto, questo che di Generazione Alfa, di questo articolo pubblicato, io ho riscontro dalla mia esperienza. E diciamo a chi ci ascolta da casa che oggi cambiamo registro, cambiamo ali. All'Italia riduce la flotta, una società che era in tempi un modello, dicono che la livrea però rimane immutata. Questa società, questa Alitalia, questo nostro paese che ha scoperto di volare, troverà secondo te attuazione nella politica
troverà nella clientela e saprà rivolgersi ad una clientela per far lavorare con Alitalia. Vede, anche qui, seguendo i telegiornali di questa settimana, no? Abbiamo visto Marcord, no? E sì. Qualcosa, ecco, questo è il lato che io... Eh sì, no? Perché per noi era un punto, allora, di riferimento Alitalia. Però vedi, Einaudi una volta ha preso un'espressione che è stata di Quintino Sella. Quintino Sella è stato quello che è riuscito, dopo l'Unità d'Italia, a portare il bilancio in pareggio, no? E allora poi lo ha ripreso Einaudi nel dopoguerra e ha detto: quando si tratta di parlare di tasse, non bisogna parlare di tasse quando si devono mettere le tasse, no? Questo vale per gli amministratori locali, vale per i governanti. Lo si deve pensare quando andate a fare la spesa, cioè quando imponete spese vi dovete ricordarvi delle tasse, non ricordarvi delle tasse dopo aver fatto le spese. E allora quella Marcord di cui tu parli è la fotografia dell'italiano, no? L'italiano, noi italiani, subito perdiamo per esempio la compagnia di bandiera e facciamo le lacrime, e sono lacrime di coccodrillo, perché dovremmo tornare un po' indietro. All'Italia ha 74 anni. Cioè, la prima volta che è volato un aereo all'Italia è stato il 5 maggio del 1947. La società è stata costituita un anno prima, nel 1946. Dal 1947 ad oggi, solo 3 anni abbiamo avuto il bilancio in pareggio. Sono 3 anni in 74 anni. Tu immagini, hai più o meno la tua età all'Italia. Tu immagini, se tu portavi il tuo portafoglio su 74, solo 3 volte a parità, a quest'ora ti trovavi in una casa di cure, no? per pazzire. Ora, e poi, infatti, invece di fare tutto questo a Marcord, uno dovrebbe leggere questi dati. Quindi, in 74 anni abbiamo avuto soltanto 3 volte il bilancio in pareggio. L'ultima volta nel 98 c'era riuscito Romano Prodi, non l'hanno lasciato stare perché poi è venuta la parentesi del populismo in chiave berlusconiana. Nel 1998 Domenico Ciampella era l'amministratore delegato nominato da Prodi e è riuscito in 3 anni a portare in pareggio l'Italia. Voleva naturalmente fare un accordo con KTML, che è olandese. KTML a un certo punto, visto che si tornava appunto da capo, cioè con bilancio, la portata quotata in borsa, in quel caso se tu non porti utili te ne vai a casa, allora se ne sono andati e adesso noi ci troviamo che finora il contribuente italiano, noi abbiamo speso 13 miliardi di euro, che sono i soldi che i contribuenti noi abbiamo dato per tenere in piedi la compagnia di bandiera. Ascolta ancora, dal 2009 al 2018 abbiamo speso 1 milione al giorno buttati. Abbiamo speso, perché non riuscivamo nemmeno a coprire le spese, una perdita di 1 milione al giorno, 3 miliardi e 300 milioni, che sono i soldi spesi in 10 anni dai privati per lo stesso obiettivo, quando Berlusconi cominciò a fare demagogia e ha fatto la famosa cordata italiana, che poi se n'è andata lasciando tutti i debiti. 5 miliardi di euro sono i soldi spesi per aiuti di Stato durante la gestione dei privati, cioè lo Stato ha dato 5 miliardi, uno dei motivi per cui l'Europa ci ha più volte richiamato. 1 milione di euro ha perso l'Italia ogni giorno tra il 2009 e il 2018 e solo 3 volte. Sono i bilanci in ordine. Ora, tu come puoi pensare? Ecco, questo vale per l'Italia, vale per tutti. Tu come puoi pensare? È inutile adesso fare il pianto del coccodrillo. Come tu puoi pensare? Non ci riesce l'America. La Panama americana è la più grande compagnia aerea fallita. Va bene? Hanno dei costi esorbitanti. Allora, ma se tu non ti metti, allora l'Italia fino agli anni 60 era il 7° vettore mondiale, ci dicono le cronache. Noi eravamo più forti della Lufthansa. Oggi la Lufthansa invece è una compagnia di grande. Però
Ecco qui l'etica della responsabilità. Noi ci dovevamo ricordare di questo quando si scialacquava, quando l'Italia era andata. 15.000 dipendenti. A parte dipendenti, quando si regalava viaggi a Bizzeff, biglietti omaggio a non finire, quando i politici hanno messo avevano i biglietti di Stato, non solo biglietti di Stato, ma pure nella classe per i parenti privilegiati, per quando tutti. Si andava a sponsorizzare ed erano sotto forma di finanziamenti, si finanziava un po' di tutto, no? Quando bastava ognuno di noi nel nostro piccolo che ha avuto a che fare, ha avuto un amico che lavorava in Italia, sa quanto si è sperperato in tutti gli anni in cui ha operato questa compagnia. Però quello ora, che... siccome nessuno può stare in piedi in questo modo, ma nessuno al mondo, non è una questione italiana, nessuno al mondo, perché doveva restare all'Italia? Oggi invece noi che cosa celebriamo? Celebriamo l'ennesima. Io non so, io vedo soltanto una cosa, più di una volta viaggiando, quando viaggiavo in maniera sistematica per Roma, il biglietto non utilizzato non chiedevo nemmeno il rimborso, per il semplice motivo che mi costava più di chiedere il rimborso di quanto veniva ad essere la quota che mi risarciva. Questo che cosa significa? Ora, che nella gestione di qualsiasi servizio, se non c'è l'oculatezza della responsabilità, alla fine è questa. Questo vale per l'Italia, questo vale, per, vale per la sanità, questo vale per la scuola, questo vale per però tutti i settori. Però tutto questo sta portando ad una stretta occupazionale non indifferente, allora. Cioè le grandi aziende non assumono, la gente va in pensione e non viene ad essere rimpiazzata, dicevamo parlando di Alitalia, da 15.000 dipendenti è arrivata ad un numero risicato, i piloti percepivano fior di quattrini e quando le cose non andavano come dicevano volavano con compagnie altri stati. Con queste cifre significa che se non mette soldi lo Stato, se non metteva soldi lo Stato, sempre fallimento. Questo tipo, allora, non è possibile che 71 anni sempre in perdita. Ora la domanda prima o poi arriva. La domanda che io impongo, ascoltando quello che dicevano i telegiornali oggi e gli stessi giornali, c'è il paese che ha scoperto che poteva volare. Ma la domanda sorge spontanea. Questa nuova compagnia riuscirà? Allora, o soltanto non siamo esperti. Il discorso è questo, perché fra un anno ripeteremo le solite frasi fatte che non fanno altro che ricalcare quelli che sono stati regionalmente anche se la flotta è stata ridotta di 2/3. Allora, al di là di quello, poi saranno, noi non siamo tecnici, non siamo ma in grado il concetto valutare, è però non garantisce servizi se girava e volavano per tutto il mondo. Allora, ma una cosa è certa e ci richiama alla gestione della cosa pubblica. La gestione della cosa pubblica non può differire dalla sana gestione di quello che è l'economia di ognuno di noi. Se non c'è nella la responsabilità di gestione, nella gestione l'oculatezza, il famoso buon padre di famiglia. Questo, sia se si tratta di uno Stato, sia se si tratta di una famiglia, va a finire allo sfascio se non si mantiene determinati criteri. Alcuni criteri devono essere il parametro di riferimento di tutto. Allora, ripeto, quando qui nel 98 si era riuscito, ecco la demagogia come è arrivata poi ad alimentare e anche l'opinione pubblica la sua responsabilità. Quando è venuto Berlusconi dice no, l'italianità, ecco, dell'Italia. Quello che era riuscito, oggi tutti lo riconoscono, a fare Prodi attraverso quel tipo di operazione con Air France.
Reynolds, per esempio, no? Cioè, è legandosi a un grande vettore per fare gruppo, perché non è possibile ognuno nella propria compagnia, ce lo insegna oggi la pandemia, non si riesce da soli a uscire nel fuori. Io questo, ecco, allora si è alimentato la demagogia, non l'italianità, quello, ognuno si prende quello, lo slogan, è proprio questo vettore. Era il punto di riferimento della puntata. Possiamo fare della demagogia il nostro stile di vita? Ma questo è il conto, ecco, della demagogia. Perciò questo è il conto che ci mette. Ma questo vale per la Ma come contraltare cosa, no? Dobbiamo, anzi debbono, pensare di creare una politica che spiani vie nuove sulla esperienza passata, che è stata di gran lunga negativa. Allora, e torniamo. Altrimenti, torniamo giusto al nostro assunto principale. Tu hai usato un'espressione, poi sei tornato demono. Dobbiamo, cioè la demagogia la paghiamo tutti. Poi. Grazie. La demagogia è lo specchietto per le allodole. Poi il conto viene dato. Questo vale per l'Italia. Ma per tutti. Allora, vale questo per quanto riguarda la sanità? Tu non ti puoi permettere per 10 anni, come in Calabria, come a non presentare i bilanci? Non te lo puoi consentire. Ti mantiene, non c'è, né se fanno il governatore commissario, né se lo portano, puoi portare, non ci interessa, manager di questo mondo, non ne uscirai fuori se tu non metti ordine. Ma io ordine. La stessa cosa, vedi, è per quanto riguarda quello che tu dici, la demagogia attuale. Stamattina leggevo che noi, per finanziare il reddito di cittadinanza, dobbiamo immettere di nuovo 9 miliardi. Ora, santo Dio, è giusto andare a sostenere la povertà, ci mancherebbe altro. È nello spirito della democrazia ricorrere, ma se tu ti stai accorgendo che stai non sbattendo, è stando, stai non, sbattendo, non viene ad essere praticata la teoria del lavoro. Allora, se tu questo stai, è il discorso di fondo. Se tu stai sbattendo con la testa al muro, vuoi un attimo fermarti e dire come evitare? Ma lavora, fai piccole cose. Ma se tu oggi sperperi 9, il prossimo anno ne sperperi altri 9, alla fine questo conto verrà presentato. Ma il concetto, io non è che. Però questo è l'assunzione che deve fare il singolo cittadino. Ma è il legislatore che deve dare delle direttive, delle norme. Però se il cittadino si fa accaloppiare dalla demagogia e segue al cittadino piace, ma no, devi però essere cosciente di una cosa, che se tu ti fai abbindolare dalla facile gestione, alla fin fine il conto lo pagherai anche tu. Però intanto dici, io sto bene, ti dico il perché. Allora, perché io vivo la realtà quotidianamente. Guarda. Ci sono, in un piccolo paese, tu hai decine di figure o di soggetti che percepiscono. Io dico che sono anche poche, però consenti e abitua per le ore stabilite a svolgere un'attività. Siamo d'accordo. E questo è il concetto, in modo tale che non tu percepisci un reddito senza far niente, per avere e acquisire quelle che sono le capacità e le dimensioni del lavoro, allora, per apprezzare il lavoro. Certo, però vedi, questo è più, lo sottoscrivo. Il problema però è farsi abbindolare dalla demagogia. La demagogia porta un conto. Sì. Nell'immediato lo porta. Non bisogna attendere. Ma molto. Intanto, dice, a me piace questo. Allora, intanto sì, però tu nel frattempo tu hai messo una toppa, ma dall'altra parte tu hai aperto una voragine, che prima o poi quella voragine te la troverà. No, ci seppellisce tutti, allora, è come allora, quella frana allora, che ci viene addosso. Allora, vedi, e allora, ci avvolge. Per questo ti dico, se non lo fa la politica, perché anche la politica può avere un interesse immediato, chi lo fa? Vuole stare lì a lucrare il consenso. Però il cittadino, se non è accorto e si contrappone e fa proprio anche l'esigenza di contrapporsi a questo spirito, il conto tornerà, come è tornato all'Italia, come è tornato, ti ricordi quando si andava con 14 anni e 6 mesi in giorno in pensione?
Sì, 14, allora, sei mesi è un giorno. Oggi per andare in pensione hai bisogno di 42 anni e 10 giorni. Pensa tu, è quasi triplicato il tempo di lavoro al futuro. Cioè, quelli fino ai primi degli anni 90, con 15 anni se ne andavano. Lavoravano 15 anni e avevano una pensione superiore a quella che equivaleva al loro stipendio che avevano lasciato. Oggi, quindi siamo a 30 anni di distanza, deve lavorare il triplo per poter raggiungere quell'obiettivo e per avere una pensione che non sarà il tuo stipendio. Quindi questo è la io l'ho visto da me. Questo è il metro. Cioè la mia pensione, allora, tornando, è sempre minore rapportata a quanto sono, è di gran lunga inferiore allo stipendio. Però mentre vedi in quella frangente la demagogia ha favorito E paghiamo poi le nostre conseguenze. Vedi le conseguenze. Le pensioni baby, come venivano chiamate. Nello spazio di 30 anni, gli allora praticamente appena nati si sono accollati sulle loro spalle nello spazio di 30 anni. A 35 anni andavano in pensione. Poi ce ne vogliono invece 42 e 10 mesi. Significa tre volte in più di quei 14 anni e 6 mesi un giorno. Una cosa, domani si vota. Intanto, invitare i cittadini a votare. Esatto, andate. Di andare a votare, ma non per qualche cosa, che è un nostro diritto che non dobbiamo delegare agli altri. E anche qui, per poter spingere al voto, bisogna spingere sulla credibilità di chi parla. E con questi intendimenti, amici telespettatori, ci congediamo da voi. Pensiamo di avervi fatto cosa gradita, mettendo a fuoco alcuni aspetti della nostra quotidianità, e speriamo di avervi fatto cosa gradita. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi e la buona serata a tutti. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.